La sveglia suona mezz'ora dopo. Il tempo che Elena avrebbe impiegato per recarsi al lavoro e magari fermarsi al bar per un caffè. Oggi il suo ufficio è a casa, a volte nello studio che condivide col figlio liceale, spesso in soggiorno, tra il gatto che salta sul tavolo e i cuscini del divano. Il bar è diventato la cucina, dove al mattino quel caffè lo prepara per tutta la famiglia. La storia di Elena è quella di tante persone che la Covid ha trasformato in smart worker, lavoratori che a casa hanno concentrato il loro mondo, lontano da tutto e da tutti. Perché Umbria vuol dire anche piccoli borghi, da dove muoversi per recarsi al lavoro non è solo un obbligo, ma anche aprirsi a nuove realtà e a una routine diversa. Ma quello indotto dall'emergenza sanitaria è davvero smart working? Lo abbiamo chiesto alla ricercatrice Aur Enza Galluzzo. Il lavoro a cui ci ha costretto il Covid-19 in questi lunghi mesi non può essere definito smart working, ma piuttosto lavoro emergenziale a distanza. Comunque l'attuale esperienza ha portato numerosi mutamenti nel lavoro, sicuramente alcuni aspetti negativi come l'isolamento, le difficoltà relazionali e tecnologiche, ma sono stati anche acquisiti elementi importanti. È stato sperimentato che molte attività possono essere svolte anche a distanza e molti servizi erogati online. Poi sono state apprese nuove competenze e le potenzialità dei mezzi tecnologici. Comunque è stato testato un nuovo modo di lavorare, quello per obiettivi, quindi non necessariamente in orari fissi e non in ufficio. Le esperienze finiscono così per essere le più disparate. Per Aurelia, impiegata in un'azienda privata, lo smart working è stata una scelta. La cosa positiva dello smart working è il raggiungimento della massima concentrazione e la libertà ed autonomia che ne consegue fa sì che si possano raggiungere risultati migliori nello svolgimento delle proprie attività. Per Andrea, funzionario tecnico di un ente pubblico, un'imposizione. 10 giorni a casa ci sono stato e ho svolto il vero smart working, vero, tra virgolette, da casa, ma non riuscivo a fare nemmeno un quinto di quello che avrei dovuto fare. Quindi io mi sono ritrovato, dopo una settimana, 10 giorni, pur facendo lo smart working, venivo in ufficio. Sullo sfondo una generale carenza di organizzazione, contratti da aggiustare e criticità da superare. Lo conferma una ricerca IRAS CGL Umbria in fase di completamento, come anticipa il presidente Fabrizio Fratini. La rivoluzione dello smart working, come tutte le innovazioni repentine, inaspettate, va governata e regolamentata. Emerge il lavoratore, avverte anche un senso di smarrimento e di isolamento e ritiene utile comunque confrontarsi con i colleghi rispetto anche ai processi decisionali e alle attività organizzative. Lo stesso senso di isolamento avvertito dalla nostra Elena, sospesa tra lo spettro del burnout e la sindrome della capanna. È quasi ora di cena, la giornata lavorativa è finita. È tempo di spegnere il PC e sistemare le carte. Domani è un altro giorno, anzi no, forse lo stesso giorno.